La Pocevera sono ancora alle prese con acqua e fango. Ieri sera già siamo stati qua, poi i vigili ci hanno mandato via, tanto non c'era niente da fare. Sotto, perché abbiamo il sotterraneo, e è drenata con la pompa, però è arrivata al primo piano degli scaffali. Tutto rovinato, c'è il mobile, guardi un po' che disastro. Sono una decina gli sfollati, 120 di persone isolate da una frana non lontano dal cantiere del nuovo ponte Morandi. Mia nuora, mio figlio, che sono peraltro tutti quanti raggruppati lassù nella salita, come vedete. Diverse le strade chiuse. L'intervento dei vigili del fuoco ha messo in salvo alcune persone in auto rimaste bloccate in un sottopasso. L'allerta rossa durerà tutta la notte fino a domani. Piogge battenti anche sul Savonese, dove preoccupano frane e smottamenti per il terreno fortemente impregnato d'acqua. La mareggiata ha compromesso la linea ferroviaria. Sulla tratta Albengaloano i treni viaggiano a 30 km orari. E per gli ultimi aggiornamenti da Genova in diretta Antonio Zagherese. Noi siamo proprio nel ponente della città, non lontani dalla frana che dalla scorsa notte incombe sul Corso Perrone, molto vicini al cantiere del nuovo ponte. Dobbiamo aggiornare i dati degli evacuati in tutta la regione, sono circa 62-33 solo nella città di Genova. E pochi minuti fa era arrivata una notizia allarmante, un uomo era finito nel Letimbro a Savona, un fiume che attraversa la città di Savona, poi la dai vigili del fuoco. La pioggia continua, incessante, anzi si sta irrobustendo e sta facendo sempre più forte per questa allerta che sembra infinita, continuerà fino a domani. Vedremo questa notte intanto il livello dei corsi d'acqua principali è ancora sotto livello di guardia. Tutto la linea può tornare allo studio. E sarà una notte difficile anche per il Piemonte, dove per i violenti temporali sono esondati numerosi corsi d'acqua. Ad Alba stoppa la produzione nello stabilimento della Ferrero. Ad Alessandria chiuso il ponte sul fiume Bormida. Inviato Massimo Mignanelli. Il fiume Bormida scorre veloce con un volume d'acqua impressionante, allagando le aree golenali. Le campagne sono un unico grande lago. La zona dell'Alessandrino si ritrova nuovamente a fare i conti con le esondazioni di numerosi corsi d'acqua. Alcune trazioni sono in gran parte allagate. Se continua a piovere, ce l'abbiamo in casa. Arriva una marea d'acqua che ci vuole il gommone per andare in casa. Si cerca di proteggere case e negozi con sacchi di sabbia e paratie. Noi sono 19 anni quasi che siamo qua, 19 anni che siamo alluvionati. Tutte le volte che piove, i tombini che sono qua non riescono più a ricevere l'acqua e l'acqua si alza e entra dentro. C'è paura. Sì, siamo piazzati male. Al centro operativo della protezione civile di Alessandria la situazione viene monitorata costantemente. Noi abbiamo evacuato una cinquantina di persone che sono nelle aree golenali del Bormida, ovviamente. E come strade chiuse abbiamo la zona di Spinette dei Sobborghi, come vi ho detto, dove ci sono strade puntualmente chiuse per allagamenti, sottopassi, un paio di sottopassi chiusi, in città, grazie a Dio, non abbiamo grandi problemi. E intanto continua a piovere. Una grande quantità di pioggia nella serata e nella notte potrebbe continuare a portare acqua sul bacino del Bormida e sul bacino del Tanaro. L'incontro dei due fiumi potrebbe dare luogo a delle situazioni che sono di massima criticità. Non uccidermi, sono incinta del tuo bambino, è la disperata supplica della trentenne accoltellata a Partinico dal suo amante. L'uomo è stato arrestato e ha confessato il delitto. Temeva che la giovane rivelasse alla moglie la relazione. Giuseppe Lavegna. Ha provato a fermarlo, a convincerlo, a gettare il coltello. Lo sai che sono incinta, ha urlato, io ti amo. Una telecamera di sorveglianza registra tutto. Si sente la donna chiaramente invocare più volte aiuto, chiedere clemenza all'uomo, chiedere di smetterla, chiedere di lanciare il coltello, chiedergli di riflettere sul fatto che aveva un bambino. Non si è fermato, Antonino Borgia ha continuato a colpirla, almeno 12 fendenti contro la donna che lo avrebbe reso padre tra alcuni mesi. Si chiamava Anna Maria Di Piazza, aveva 30 anni, viveva con i genitori adottivi e un'altra figlia, Giardinello, in provincia di Palermo. Siamo rimasti scioccati completamente a sapere la notizia. Sapevo che era incinta, quindi le vittime non era una ma due. Lui sposato, lei single, una relazione clandestina cominciata a gennaio scorso. L'ultima lite, giovedì sera. Voleva dei soldi, aveva minacciato di raccontare tutto a mia moglie, la folle giustificazione, davanti agli investigatori.
la uccide venerdì mattina. Il corpo nascosto dentro una buca in campagna, poi va al bar e dal barbiere come se nulla fosse, sino a sera, quando i carabinieri lo vanno a prendere a casa. E a proposito di violenza contro le donne, migliaia di persone a Roma per il corteo di Non Una di Meno. Il governo stanzia 12 milioni per gli orfani. Felicita Pessilli e l'inviata Adriana Pannitelli.